Oggi qui noi portiamo questa vista in questa mattinata interessante quindi vi chiediamo proprio anche di ascoltarci con questo sguardo, cioè uno sguardo che dice ok, affrontiamo dei progetti in una logica di cambiamento e non soltanto di specificità di quel progetto lì, quindi in una vista un po' più ampia. Per fare questo volevamo da subito coinvolgervi e allora lascio la parola a Daniele Cantore, nostro vicepresidente. Partiamo in realtà subito dall'assassino, per la verità, quindi partiamo dal fondo e dovremmo andare avanti, grazie. Perché vi chiediamo come vanno a finire i progetti di cambiamento. Quindi per farlo vi chiediamo di tirare fuori i vostri telefoni cellulari anche a casa, quindi inquadrare il QR code, oppure andare sul sito che vedete in basso sulla rappresentazione, quindi pod.com/metodo2575, vi troverete una schermata dove dovete inserire un nome e una primissima domanda. La domanda è come va a finire il cambiamento. La domanda è qual è il tasso di successo dei progetti di cambiamento. Siete riusciti? Bene, facciamo così. Ok, quindi la domanda è: quanti progetti del cambiamento nel corso del 21 hanno avuto pieno successo? Quindi appunto partiamo dal fondo. Come vanno a finire? Allora, i pessimisti da quella parte, per favore, meno del 20% ci sono, quindi se sono a casa o se sono qua. Gli ottimisti da quella parte. Democristiani in mezzo. Va bene, vediamo se si sta ancora muovendo. Quindi voi dite, la maggior parte di voi dice in questo momento che si sta ancora muovendo. Ok, va a finire tra 40 e 60. Va bene. Quanti progetti di cambiamento hanno avuto pieno successo? Meno del 20%, secondo voi tra 40 e 60, vuol dire che tra 4 e 10, tra 4 e 6 progetti di cambiamento hanno avuto pieno successo. Ok? Va bene. Adesso ve la facciamo vedere dal punto di vista di chi ha risposto a una saga, cioè la Socelli lancia ogni anno, ormai da 9 anni, tra l'altro è proprio in uscita adesso la saga di quest'anno, una saga legata all'osservatorio Socelli, che cerca di monitorare l'impatto dei progetti di cambiamento, dei programmi di cambiamento nelle organizzazioni e nelle aziende. Rispondono tipicamente tra le 100 e le 200 organizzazioni e poi a fine anno facciamo un convegno, quest'anno sarà il 1° di dicembre, in cui proviamo a restituire i risultati e trarne un po' le somme. Vi facciamo vedere quindi qual è il risultato dell'anno scorso, magari tornando sulla chat. Andiamo ancora avanti. Questa slide si legge in maniera un po' diversa, vi aiuto a leggerla perché l'abbiamo fatta complicata. La domanda è che, in questo caso è in che percentuale i progetti hanno avuto che percentuale i progetti hanno raggiunto i propri obiettivi. Quindi le persone che hanno risposto questa domanda pensando al proprio progetto di cambiamento, al proprio programma, hanno dovuto indicare la quantità di obiettivi raggiunti, fatto 5. Quindi è leggermente diversa.